Benvenuti, iniziamo questo incontro informativo che avevamo realizzato per il 27 febbraio, però purtroppo la neve ha veramente gelato ogni tentativo di poterlo effettuare, però non ci siamo persi d'animo e oggi, 13 marzo, siamo qui proprio per ospitare questo discorso sui vaccini, che riteniamo essere noi, il popolo della famiglia, fondamentale per l'Italia oggi. Infatti, per quanto riguarda il tema dei vaccini, quindi noi oggi parleremo di vaccini e tra obbligo e libertà di scelta. Cioè, il popolo della famiglia ha nel proprio programma politico proprio la cancellazione della legge Lorenzin ed è a favore della libertà di scelta dei genitori. Non è a sfavore completamente dei vaccini, però cioè, non si possono imporre vaccini ai bambini da 0 a 6 anni tutti insieme, imponendoli ai genitori senza conoscerne gli effetti collaterali. Questo è veramente inaccettabile. Quindi noi stasera vogliamo proprio approfondire questo argomento attraverso dei relatori di eccellenza. Abbiamo qui Alessandro Lippo. Un applauso. Alessandro è laureato in sicurezza e investigazione, è consulente giuridico a Comarche, Associazione Consumatori Uniti, e fra l'altro Alessandro è anche il coordinatore regionale del Popolo della Famiglia. Grazie Alessandro. Abbiamo anche Paola Polidori, che è una ricercatrice e laureata in fisica. Anche lei approfondirà questo discorso dal punto di vista originale anche. Quindi siamo veramente curiosi di ascoltarla stasera. Grazie Paola. Abbiamo l'avvocato Rosalinda Polini, che è veramente una persona speciale e preparatissima, però che è qui perché per qualsiasi domanda legata anche a problemi che ci sono nell'ambito territoriale, di situazioni in cui i bambini magari non sono stati accettati a scuola perché magari non sono stati fatti tutti i vaccini, lei è qui e risponde perché è veramente una tecnica in questo discorso e siamo veramente fieri di averla con noi. Grazie Rosalinda. In fondo, ciliegina sulla torta per voi, il famosissimo avvocato Roberto Mastalina. L'avvocato Roberto Mastalina ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Perugia, e questo lo sentiremo dall'accento, proprio perugino d'occhio. E lui si è sempre da sempre indirizzato verso cause relative alla mala sanità e alla tutela delle disabilità, quindi cioè, è importante che persone preparate si mettano proprio al servizio dei più deboli. Io questa cosa apprezzo moltissimo, anche la sua presenza qui, diciamo gratuita veramente, non è da tutti i giorni, quindi abbiamo veramente una grande grazia oggi di avere qui questa, di poter parlare di vaccini. Quindi intanto chiederei un applauso anche di nuovo per la nostra famiglia. Ho anche la voce e do la parola ai nostri relatori. Grazie. No, grazie anche a Giulia, no, la nostra arriva stasera, eravamo qui. Voglio dire due cose velocissime. Io da 20 anni che collaboro con il presidente Carlo Cardarelli, Associazione Consumatori Utenti delle Marche, abbiamo insieme sostenuto diverse battaglie di diritto e civiltà. Ve ne dico una su tutte: quando volevo insediare i genitori nelle Marche, noi abbiamo fatto diversi convegni e incontri e manifestazioni. Il tutto si è bloccato quando hanno pescato un dirigente della regione che aveva il Covid, si muove regalato nel cassetto, come gli autorizzava l'impianto di incenerimento delle Marche. Quindi purtroppo ci sono delle situazioni dove il profitto va ben oltre la Costituzione, va ben oltre quello del diritto dell'ambiente, va ben oltre la salute dei cittadini. E noi associazioni, come quella che ho detto, con i genitori, che sono tutti mamma e papà,
che dedichiamo parte del nostro tempo, oltre al lavoro, alla famiglia, nel nostro politico, dedichiamo proprio a questa attività di volontariato, in difesa dei diritti costituzionali, in difesa del territorio e in difesa delle famiglie. E la scelta l'anno scorso di andare con il popolo alla famiglia, perché il popolo alla famiglia si pone come baluardo in difesa dei più deboli, in difesa delle famiglie. E quando mi ricordo che abbiamo parlato del discorso vaccinale, che seguo personalmente da 10 anni, quando l'amico fraterno ha un bellissimo bambino, dopo l'accensione cominciava a star male per poi diventare autistico, quando ho parlato con lui e con un dirigente, Mirko De Carli, del settore vaccinale, ha pensato mandando dei documenti, vediamo, io ho mandato i documenti e il popolo, la famiglia, leggendo atti inopinabili, incontrovertibili, ha sposato in pieno questa battaglia di diritto prima di tutto. Perché qui parliamo bene, non stiamo a contestare il vaccino di per sé, perché sicuramente ci sono delle condizioni per le quali, lo dice il professor Bellavito, ricercatore di fama mondiale, è necessaria la vaccinazione in caso di un'eventuale epidemia, ok? Detta da medici indipendenti e onesti. Però oggi abbiamo riscontrato tutti, compreso il premio Nobel Montagnier, quindi compreso il professor Bellavite, compreso il giudice Maddalena, compreso il giudice che ci ha lasciato in posimato, compreso il giudice De Ida, che c'è più di qualcosa che non va. E quindi va rivista un po' la situazione. Quindi qui la contestazione, la resistenza, giusto dire, non è contro il vaccino, ma contro una politica sanitaria invasiva. Un trattamento sanitario obbligatorio che ha per base i bambini da 0 a 17 anni non compiuti. Quindi una fetta di popolazione enorme. Scusate. Quindi cosa succede? Proprio perché è un impegno sanitario notevole, non poteva essere imposto da un governo non eletto. Doveva esserci una discussione parlamentare, doveva essere chiamato il Paese anche a intervenire attraverso l'associazione. Ci sarebbe dovuta essere una dialettica, un dialogo tra le varie parti interessate. Invece abbiamo visto che il ministro, ormai ex, tra poco quando era nominato governo, Lorenzin, senza dire niente a nessuno, è andata a Washington e ha firmato un impegno a nome di tutti noi e dei nostri figli, senza chiederci niente. Questo è già di una realtà inaudita per un paese che deve professarsi democratico. Adesso entro nel merito. Andrò un po' veloce, ma in realtà da tenere i tempi dei nostri amici relatori. Allora, preciso che abbiamo aperto una pagina, un sito internet, www.mc.it, e una pagina Facebook, Libertà di Scelta in Macerata, dove ci confrontiamo. Andando su questo sito troverete molti dei documenti, perché ci vuole tempo per caricare, perché ne abbiamo migliaia di documenti. Potete scaricare documenti che di stasera vi parlerò. E collaboriamo, ecco, ci tengo a dire da un anno, con l'altro Roberto Mastalia. Sono referente anche insieme all'avvocato Salina Paolini, referente dell'associazione AOR, perché Roberto è il massimo, il plus ultra esperto di materia vaccinale e mala sanità, perché soprattutto non è solo avvocato, ma l'ha vissuto sulla pelle del proprio figlio. Quindi. Allora, come ho detto, l'Italia confida per le strategie vaccinali a livello mondiale. Era il settembre del 2014, un governo non eletto, un ministro senza chiedere niente a nessuno, è andato a Washington e ha preso un premio. Teniamo presente che noi oggi abbiamo due tipi di informazione. Abbiamo l'informazione dettata dai mass media, che questa legge è giusta. Questa legge è fatta da un'attività indipendente, quindi chi l'ha decisa è indipendente da ogni conflitto di interesse e quant'altro, quindi persone oneste, è stata fatta per il bene dei figli d'Italia. Quindi questa è l'informazione di mainstream. Persone competenti, indipendenti, per il bene dei nostri figli. Poi c'è un'altra informazione, quella che invece abbiamo noi come genitori e anche esperti del settore. Allora, se vedete lì questa bella foto a Washington, sulla sinistra c'è il dottor Ranieri Guerra, dirigente della Sanità Nazionale. Poi c'è il presidente Pecorelli, presidente dell'AIFA, il massimo ente di controllo per la sicurezza dei farmaci. Poi abbiamo due personalità americane e il nostro ministro, che è stato talmente stato bravo e ha avuto tantissimi voti, il nostro ministro. 0,5. Allora,
Quindi loro, queste persone competenti, prive di interessi, indipendenti, per vedere i nostri figli, con tutti i mass media ci dicono che i vaccini devono essere fatti e imposti perché per la salvaguardia dei bambini. Quindi chi, quale genitore dice di no quando c'è un contesto del genere per salvaguardare la salute del proprio figlio? Ma ci mancherebbe altro. Tant'è che la Lorenzi dice che non c'è il diritto di dire no, si mette a rischio la salute degli altri, quindi pone le basi, già allora, di un trattamento sanitario obbligatorio per il bene dei figli di questo paese. Poi abbiamo questo professor Guglioni che ci dice il vaccino è come il casco, c'è un caso avverso su 1 milione. Il casco significa, quando noi diciamo, chi compra un casco non trova un proiettile illustrativo che vale pericolosità del casco, tu non fa comprare il casco, solamente il soltanto di come allacciare il casco. Quindi ossia, questo professore ci dice che è solo della massima sicurezza ed efficacia. Quindi ci dobbiamo credere come cittadini, perché, torna a dire, persone indipendenti, che lo fanno per bene del paese, competenti, soprattutto il nostro ministro, dicono che dobbiamo porre questo trattamento sanitario. Quindi vediamo che è necessario anche, perché in Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Islanda, Irlanda, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia, Regno Unito, non c'è nessuna imposizione vaccinale. In Lettonia, Bulgaria, Polonia, Italia, Repubblica Ceca, Ungheria, cioè tutta quella parte del sud-est europeo, c'è imposizione vaccinale. Quindi diciamo che, a parte la Francia, adesso non so, io l'avevo messo in 10, però sembrava che non era obbligatorio, perché dice una multa, ma non era imposta, perché era solo la multa e finiva lì. Quindi vediamo che i paesi principali democratici europei l'imposizione vaccinale non c'è. E quindi quando persone competenti, indipendenti, e lo fanno per bene il paese, decidono questo trattamento sanitario a livello nazionale, è giusto che fanno un po' da capo in certo senso, perché evidentemente una sperimentazione aggiuntiva a questo articolo del Fatto Quotidiano, comunque ci sono dei vari via, dei vari passaggi, diciamo che l'ultimo passaggio, quello fatto sugli esseri umani, può essere consentito con tanti livelli di sicurezza ovviamente. Quindi io lo dico sempre, persone quindi competenti, indipendenti, che lo fanno il bene del paese. Quindi non è giusto in questo caso imporre tutte queste vaccinazioni. Poi vedete, la scienza non è democratica. Può parlare, dice il medico, il professore, può parlare solo chi ha studiato, quindi i genitori non devono star zitti, solo chi ha studiato e chi ha lavorato può parlare dei vaccini. Però se a dirlo, a criticare i vaccini, sono le persone adatte, medici, con 35 anni di servizio onoratissimo, con il casellario giudiziale limpido, e allora è giusto perseguire questi medici. Questi medici devono essere radiati e sottoposti al procedimento di radiazione, quello che ho detto di nello specifico. Qui abbiamo il dottor Carlo, il dottor Petrelli, il dottor Gerardo Rossi, che è delle Marche, poi il dottor Seravallo, che è il dottor Pietanici, primo col microfono. Quindi bisogna perseguitarli, perché mettono a rischio questi medici onesti, ripeto, a casellario giudiziale limpido, mai denunciati, devono essere perseguitati perché non devono parlare male dei vaccini. Come deve essere perseguita l'informazione censurata? Vediamo che la gabbia è stata chiusa, dopo che ha fatto paragone l'analisi, ci ha fatto un programma di inchiesta sulla questione vaccinale, vedete pro e contro, così virus, mi chiamo Red Romney, ha una personalità del mondo dello spettacolo, quindi una personalità di rilevanza nazionale, conosciuta e stimata, ha chiuso. Lo stesso Report aveva fatto un'indagine sulla KPV che ha fatto parlare molto altri giornalisti, che non è tornato, ha dichiarato di aver tornato sul tema e non è più tornato. Quindi questa persecuzione è giusta, perché i vaccini fanno bene, lo dicono persone competenti, indipendenti e per il bene del paese. Come genitori che si rifiuti di vaccinare, l'abbiamo visto diverse volte in tutti i miei stream delle prime pagine, nel momento in cui succede qualcosa al bambino, i genitori superano in tutte le prime pagine dei telegiornali, tutti i telegiornali, nessuno escluso, vengono posti al loro mediatico, perché questi genitori non vaccinano i figli, sono pericolosi. Bisogna perseguitare tutte queste persone che si oppongono o criticano la pratica vaccinale italiana. E allora vediamo l'indipendenza di queste persone. Questo signore, presidente dell'ACA Pecorelli, guarda caso nel 2014 va a Washington, ottobre 2015 il dottor
Vittorio De Michele scrive su Sole 24 Ore, il direttore dottor Michele è il presidente della sanità piemontese, quindi un'istituzione favorevole alle vaccinazioni. Sul Sole 24 Ore, quindi il principale quotidiano economico italiano, scrive: guardate che date ragione a chi crede di vaccini se voi fate il copia e incolla della carta per la vita delle case farmaceutiche nel vostro calendario vaccinale. Per questa affermazione, sul principale giornale economico italiano è stato minacciato che vorrei anche tanti altri di quella, e oggi è parlato nel direttore della sanità piemontese, il dottor Vittorio De Michele. Quindi dopo questa minaccia scrive anche, vorrei, due giorni dopo, noi lo facciamo in via indipendente, lo facciamo per la salute dei cittadini, un mese ancora dopo, a novembre, 28 novembre 2015, Corriere della Sera. Anche il produttore di vaccini ha cancellato i finanziamenti al controllore dei farmaci. Cioè colui che doveva controllare l'efficacia e la sicurezza dei farmaci e che ha scritto la legge sulle posizioni vaccinali, quindi va soldi all'industria farmaceutica. Milano, il suo volo deve essere totale imparzialità, soprattutto quando in gioco ci si vaccina e somministra la popolazione che aggiunge ai partiti. Ma può Sergio Pecorelli, l'uomo del farmaco d'Italia, garantire obiettività se contemporaneamente riceve contributi tramite un'associazione, una fondazione da lui presieduta, da aziende farmaceutiche come la Sanofi, che i vaccini produce? E per dare risposta a questa domanda, insomma, è partita anche lì e si è dovuto rimettere. Veramente allora c'era anche un reato, atti privati e abuso d'ufficio, non ci risulta che, però lui si è sospeso e non è più rientrato. Quindi l'attività istituzionale della pubblica amministrazione deve conformarsi all'articolo 96 della Costituzione, indipendenza, integrità e buon andamento della pubblica amministrazione. Se viene accaduto uno di questi pilastri, se le personalità istituzionali sono in palese conflitto di interessi, è ovvio che la credibilità cade, ma si deve aprire un dibattito importante nel paese. Abbiamo sentito i telegiornali parlare di questo? Non si sa più. Ma aspettate, visto che abbiamo anche detto, prima di essere peccato per non una medata, nel 2015, sempre il nostro cliente Laita, ha liberalizzato la pillola dei 5 giorni dopo, facendo diventare un farmaco da banco e pertanto non più, più necessaria la ricetta del medico. Quindi la pillola del giorno. Quindi nel 2012 erano state vendute 7.000 pillole abortive con la prescrizione medica, nel 2016 250.000 pillole. Mi sembra che per la pillola ci vuole la ricetta medica. Per la pillola abortiva, no. Parliamo di pillola abortiva. Quindi vediamo che questa persona non promuoveva la vita, ma è stata aperta questa giustizia, molti non la sanno. È stata aperta in parte nel paese? No. Visto che parliamo di etica, il nostro professor Montanari, dottor Montanari e la dottoressa Gatti hanno mostrato argomenti che per produrre vaccini, alcuni non sono tutti vaccini, vengono usati proprio feti abortiti per fabbricare vaccini. Dove lo usate come galline o maiure. Lo scienziato modenese, studioso di nanopatologia, denuncia gli affari senza scrupoli delle multinazionali in USA. Ho visto le fatture di acquisto delle milioni. L'FBI ne si sta occupando. Il fenomeno è diffuso anche. Questo è riguardo anche soprattutto perché è cattolico, un principio di etica fondamentale, soprattutto per i medici e dottori di coscienza che magari sono favorevoli alla vaccinazione. Lo si deposita questo principio di etica, no? Vediamo questo signore, il dirigente nazionale della sanità. Ora, tra tutti i dirigenti, no, che vengono nominati dalla politica, ci sono tantissimi, migliaia in Italia. Cioè, su una questione del genere, è possibile chiamare qualcuno completamente indipendente che possa fare una valutazione oggettiva, una proposta oggettiva al di sopra di tutte le parti su questa pratica sanitaria? Vediamo questo signore cosa ha fatto nel suo curriculum. Praticamente è stato consigliere di amministrazione della Fondazione GlaxoSmithKline, industria produttrice di vaccini. Possibile che sia andato a pescare proprio, cioè non era un rappresenta, no, in realtà seguiva nel consiglio di amministrazione, sarebbe un tavolo di televisione dove fanno le programmazioni, decidono i programmi commerciali delle varie società interessate. Quindi questo è il nostro paese, questo è il dramma del paese, poteva essere l'antibiotico o qualsiasi altra cosa, l'emo derivato, insomma. Cioè tutto ciò che riguarda la salute non può essere decisa da persone che hanno palesi interessi con chi dovrebbero controllare e sui quali dovrebbero decidere. Non può succedere, però in Italia purtroppo succede.
Questo è un altro, è uscito questo il 7 dicembre del 2017, grazie a una giornalista donna, coraggiosa, la giornalista Innocenzi. Praticamente il nostro presidente dell'Istituto Studi Sanità ha collaborato con tutte le aziende produttrici di vaccini. E poi che ha voluto l'inserimento di vaccino HPV anche per i maschietti. Quindi, possibile che una persona che ha collaborato con tutte, quindi poi c'è anche il suo libro, ma c'è anche l'articolo completo, io ce l'ho tutto in originale per voi vedere, possibile che una persona che prima debba essere promossa presidente di un istituto così importante? Poi abbiamo purtroppo che dovete sapere che nessun partito aperto, come qualsiasi partita libera, non può avere i soldi in meno. Gli unici che possono avere i soldi in meno sono i partiti, in che senso possono ricevere finanziamenti occulti, coperti dalla cosiddetta legge sulla privacy. In Italia, tra l'altro, non c'è una regolamentazione delle lobby. E questo è vergognoso, quindi la democrazia è a rischio. Noi dobbiamo sapere tutto quello che arriva ai partiti, da chi arriva, non possono essere celati. Perché possono essere di essere soldi della mafia, della droga. Su questo è intervenuto anche il presidente nazionale dell'ANAC, che è l'autorità nazionale anticorruzione, il dottor Cantoni. L'ha ribadito, fondazioni e partiti non possono ricevere finanziamenti occulti. Però non è cambiato un campagna elettorale, non se ne è parlato, ne abbiamo parlato solo di questo. Però nessuno tocca questo tema. Ah, scusate, torno un attimo indietro, la nostra ministra è andata alla cena dell'Europa, una cena di gara. Vabbè, il ministro è andata in gara, non è che siamo così italiani. Però, scrive il giornalista di Insider, accade in Italia, scrive il movimento dei liberi farmacisti, che un'associazione sindacale che rappresenta i titolari di farmacia organizza una cena di gara e accade in Italia che un ministro saluti si presenti con la Regione Lazio, con il presidente della Regione Lazio, sentite bene. Sentite bene, e accade in Italia che quel ministro della salute decida di fare un lungo intervento e, dimenticandosi del proprio ruolo istituzionale super partes di tutela dei cittadini, prende la parola per difendere gli interessi di chi lo ha invitato. Accade in Italia. E forse per questo perché negli altri paesi europei, veramente democratici, moderni, non succedono queste cose e non ci sono vaccini obbligatori in posto. Forse per questo. Perché accade in Italia. Questo è un articolo che i nostri partiti hanno cancellato, interessi privati in altri uffici. Tu che commettivi interessi privati in altri uffici, quindi le interessi con le magari le farmaceutiche, poi facevo un altro con le farmaceutiche, veniva denunciato. Adesso purtroppo è stato inglobato nell'abuso d'ufficio. Però io parlavo anche con un amico della Guardia di Finanza, ha detto, ma scusa, ma se è stato inglobato, per quale motivo non l'hanno indagato? È rimasto senza, non è saputo rispondere. Quindi cosa succede? Quindi vediamo che c'è un'altra informazione, c'è un'altra, non dico verità, ma c'è un'altra informazione che non viene comunque trasmessa per aprire un dibattito nel paese su questa questione, di questa politica sanitaria nazionale riguardante i vaccini. Quindi tutta questa, comunque può essere corruzione, comunque interessi, cosa porta? Comunque porta tanti medici a stringere dalle donne, la corruzione ormai è strutturale. Questo dice anche la Corte dei Conti, che la corruzione nel nostro paese è endemica, sistemica, generalizzata e pervasiva, ha preso tutti i campi. Quindi il problema nostro, attenzione, come quando ho parlato agli inceneritori, non è tanto la questione politica in sé, è la questione del nostro paese, il male supremo, il male all'origine, è la corruzione. Se no, non abbiamo un Parlamento che prima di tutto interviene attraverso delle leggi cruente contro gli atti della corruzione, i corrotti e gli atti corruttivi, noi ci troveremo magari tra 3 anni, non abbiamo più la giornata, non abbiamo anche altro. Perché vi faccio sempre i nuovi derivati, dopo anni e anni che non sono in stato derivati, le persone sono malate, che invece non sono bene, e lo fuori che dice la corruzione. Quindi il vaccino è no, non è, allora non è come il casco questo vaccino, non è come il casco. E cosa ci dice ancora? Dove cade il castello? Cade, vedete questa è una lettera dell'AIFA, che adesso ovviamente non c'è più questo Pecorelli, ma c'è un altro dirigente, il presidente. Questa è una lettera indirizzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino. Perché l'AIFA scrive alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino? Perché la situazione abbiamo chiesto di mostrarci i dati sulle reazioni avverse e non venivano dati, erano stati segretati. Cioè poi ci parla di trasparenza, Freedom of Information Act, come la chiamava Renzi.
natati nascosti, dove abbiamo avuto chiedere, in questo caso in Colatons, l'intervento della procura di Torino. E poiché ci dicono che erano, sono sicuri, ho un caso su un milione, vediamo da questa lettera, solo per l'esamamento prodotto da Glassman Smith Klein, 1857 casi di resignazione solo nel 2014, di cui 168 gravi, nel 2015 92, gravi 144, vedete? Il dossier era di vita, 5 morti per i vaccini. Perché non c'è stato un dibattito nazionale su questo? Vedete, ricorda che sono le pubbliche date dell'Agenzia del Farmaco relative alle reazioni avverse registrate nel triennio 2014-2016. Il rapporto tenuto segreto dal Ministero contiene 21.000 segnalazioni e sono sottostimate, le sintomi sono sottostimate. Perché spesso non vengono fatte. Poi c'è anche una violazione di norma, c'è la legge 1992, la legge 145 del 2001, Convenzione di Oviedo, che dice che vivono queste due leggi, che bisogna informare i genitori non solo dei benefici, ma anche dei rischi. Qui ci sono molti genitori che ne saranno testimoni, vengono informati solo dei benefici, mai dei rischi. E questo è un foglietto illustrativo, c'è qui anche l'originale che mi è stato dato dal medico a mezzanotte, perché sennò non sono procedimenti disciplinari, pensate in paese democratico, c'è qui, dove dice di consegnarlo ai genitori, questa è la frase della casa farmaceutica, dice guardarlo ai genitori, non viene dato. E questo nella lente, vediamo la parte in cui ho messo questa più in evidenza, tra le reazioni avverse estremamente rare, vediamo alla fine che c'è meningite. Quindi è bene che il genitore va a sapere queste eventuali reazioni avverse, no? Anche per poter intervenire per tempo. Vedete? Qua dice la relazione causa-effetto con il vaccino non è stata stabilita. E se il bambino nel testo di qualsiasi effetto desiderato, compresi per non recare in questo foglio, si rivolge al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti desiderati tramite il sito dell'AIFA. Quindi deve essere consegnato ai genitori. Adesso, dopo che noi abbiamo cominciato a dire questo discorso di foglietti illustrativi, sapete cosa fanno i genitori? Dico, andate a cercare su internet. No, io non devo parlare. Tu mi devi dire la legge, tu mi devi spiegare, e lo devi spiegare secondo il mio livello culturale. Quindi vediamo che tutta questa sicurezza non c'è, lo dico anche la casa farmaceutica. E quindi è giusto forse una domanda, perché invece i genitori si pongono la domanda e devono essere tacciati? Perché? E questa è la relazione di questo programma. La stampa non ne ha parlato, insomma. Commissione parlamentare, vedete, l'inchiesta di casi di morte che avevano attivo erano colpiti in Italia. Capitolo 5, pagina 115, e io ve lo analizzo qui, non lo pubblico qui che sto ancora studiando. Dall'analisi dei prospetti emerge che i vaccini hanno un alto contenuto di componenti interni quantitativi, ma anche di varietà di componenti estranei, presentano più reazioni avverse. Inoltre, il caso di rimarcare che i trasmessi dalle aziende produttrici evidenziano l'indicazione di una serie di malattie autoimmuni. Cioè, la commissione dice, le stesse farmaceutiche ci dicono che ci possono essere diverse malattie autoimmuni, ma di questo non se ne parla. Come effetti di serata, reazione avversa vaccinazione. Beh, va sottolineato che non durante le reazioni avverse viene svolto il periodo molto ristretto con la vaccinazione, circa una settimana. Motivo per cui sono molto più frequenti le reazioni avverse immediate, mentre le reazioni rare sono relative a patologie più a lungo termine, ma che richiedono un compimento di studio, studio che non viene fatto a largo termine, lo dice la commissione, un altro ufficiale, dove hanno chiamato professori universitari, medici e anche altri ufficiali delle forze armate. Quindi, per tale motivo, le reazioni avverse non acute sono notevolmente sottostimate. A conferma la necessità di adottare precauzioni alle reazioni avverse, si osserva infine che le case farmaceutiche richiedono esami e verifiche preventive in numero proporzionalmente maggiore, tanto più questi contengono componenti strane e principi attivi. Parliamo di militari, giovanotti ai tanti, bronzi di riace, pensiamo poi ai bambini, sono gli stessi. E quindi questo, tutta questa situazione, ha portato le cronache attuali a una serie purtroppo di decessi per infarti, meningiti, e ne abbiamo centinaia da settembre a oggi. Abbiamo conservato, noi ci abbiamo conservato questi articoli, vedete a Prato è arrivato un uomo appena vaccinato. Ora, ovviamente noi non possiamo dire è stato il vaccino, ma perché non vengono fatte le cose per certe? Perché non se ne parla? Perché questi sono tutti articoli locali, a livello nazionale, quando questi sono vaccinati non ne parlano.
aperte le inchieste a Roma, sempre discorso di vaccinazione, quindi questa è l'inchiesta sempre fatta quotidiano, dopo il programma di report, ricerca finanziata da privati, clausole, enti, vigilanza pagati dall'industria. Quindi come possiamo fidarci ciecamente? Questo è il punto. Come hanno potuto fare questa legge senza un dibattito? Questo è l'altro punto. Vedete, ci sono diverse inchieste da tutti i paesi, i genitori comunque informati stanno cominciando a denunciare e io vi auguro che anche nelle Marche, e spero che qui ci sia qualche avvocato da futuro o qualche magistrato coraggioso, che anche lì ci vuole coraggio, possa avere quella forza che ha avuto Giovanni Falcone e Paolo Borsellino di poter sollevare la lente su questa problematica, perlomeno sollevare, soprattutto sollevare la lente sulle relazioni avverse, perché ad Ascoli ha una mamma dove che il bambino, subito dopo il vaccino, ha avuto il morbo di Kawasaki, e non è nessun sanitario, decreto 30 aprile 2015, ha segnalato una reazione avversa, anche lì avevamo presentato denuncia. Quindi noi ci auguriamo che i magistrati portano i riflettori su questa situazione, perché gli unici nostri ballati, i nostri attori, sono i magistrati attraverso le inchieste, la Corte Costituzionale che faremo i corsi, premesso che quella, la numero 8 del 2005-2018, comunque interviene sul conflitto di attribuzione Stato-Regione, non sul merito, quindi non c'entra niente quella, sul merito della legge, quindi la Corte Costituzionale, e purtroppo avere dei politici onesti che pongono la questione sotto profilo politico. Va bene? Ecco perché il discorso della politica è importante, perché poi la legge che si decide, ecco perché si impegna all'interno della campagna elettorale. Quindi, ci sono state una marea di manifestazioni. Se c'è un rischio, poi con tutti quei dati che vi ho fatto vedere, è ancora una maniera per approfondire la mascherina, non ci può essere un'opposizione. Non ci può essere un'opposizione se c'è quel tipo di rischio. Quindi. Come si dice, no? Quando l'ingiustizia diventa legge, perché questa è una violazione di diritti costituzionali, convenzioni internazionali, diritti del fanciullo, convenzioni di diritto, la resistenza ovviamente civile, la resistenza giuridica, la resistenza che stiamo facendo con i giuri, è un dovere. Poi purtroppo, come vediamo anche, stiamo vedendo, potreste non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo dovete vedere se non fate nulla per cambiarla. E questa rivolta soprattutto ai medici, che hanno i panocchi, che quanti mesi hanno detto non la condividiamo, tanti genitori hanno detto, noi diciamo, no, ma guarda, non la condividiamo con la legge, va bene, fai qualcosa, comincia a informare con chi non è completo, genitori che già non è poco, comincia a segnalare subito le azioni avverse che già non è poco, va bene, comincia ad attivare gli altri medici, parlate all'interno, che già non è poco. E questo l'ho fatto da un libro, i venditori non nascono dalle pagine dei romanzi, per dire, per quello che stiamo attraversando tutti, non ve lo dico, persone minacciate, oggi abbiamo avuto una dirigente minacciata di procedimento disciplinare, perché è venuto fuori il nostro convegno, abbiamo medici che ho visto radiati, quindi i venditori non nascono dalle pagine dei romanzi, ma dall'inferno della vita quotidiana, perché questi sono atti persecutori. Persecutori come questo libro, la vera storia della coppia che ha salvato centinaia di libri dalla persecuzione. C'è un po' di analogia sul modus operandi così violento, insomma. E questo è dedicato a tutte le mamme e alle donne che si stanno battendo per questa libertà di scelta, per la difesa dei nostri figli, perché non si possono consegnare i nostri figli ai dati che vi ho dato all'unico loro principio del profitto. Non si può. Quindi grazie per l'attenzione. Non c'è concesso, dobbiamo andare fino in fondo, fino a che questa legge non verrà cambiata. Io prego di credere in tutte le sedi del Signore perché porti la verità su questa situazione, perché porti giustizia. Lo dobbiamo a tutti i genitori, ma soprattutto a quei bambini che sono stati rovinati da questa pratica scellerata. Perché? Se i genitori fossero stati informati, io vi faccio l'esempio della mamma del bambino della Sacchi. Quando il bambino è stato malato con il vaccino, non avendo avvisata degli effetti collaterali, ha detto una febbricciola, ha avuto un mese di febbre, ha fatto tutti gli altri stati di morire a un certo punto il bambino. Se avessero avvisato questa mamma, si sarebbe fermata subito, l'avrebbe ricoverato, si sarebbe salvato. Se quei bambini autistici fossero stati avvisati, perché l'autismo non viene così, c'è prima l'encefalopatia, c'è tutta una serie di segnali pesanti. Se si ferma prima, quel bambino si salva, questa è la verità assoluta, l'informazione che è stata negata ai genitori. Quindi lo dobbiamo soprattutto a questi bambini, colpa di
certi adulti. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima. Vaccinarsi per garantire la salute, io non capisco.
Quindi non si possono mettere chiaramente tutti i vaccini sullo stesso piano, alcuni non producono l'effetto gregge, altri hanno l'immunità che decade nel tempo, e questo è un dato da tenere presente. Poi nessun vaccino è completamente sicuro e il grado di efficacia è variabile. Questo se noi andiamo a fare una lettura sul sito www.aifa.gov.it parlano di casi avversi, vengono chiamati avversi, ma ahimè, siccome parliamo di bambini, di persone, del nostro futuro, direi casi tristissimi, dove l'abbinamento del vaccino MPR, cioè il morbillo, rosolia e paronite, con il morbillo per la varicella. E adesso veniamo a riflettere un attimo su quello del nostro paradosso. Allora, da un secolo la ricerca farmacologica studia continuamente innovazioni articolate, diversificate, sperimentate, però sul prodotto farmaco, ma è negligente o quantomeno carente sul destinatario, che è il bambino, signori miei, è il bambino. Ma di che stiamo parlando? Del farmaco o del bambino? Non so. Pochi sono gli studi sul sistema immunitario del bambino e sull'impatto dei vaccini sul suo sviluppo. Qui si gioca una cosa pesante, eh? È acclarato che il sistema immunitario del neonato è diverso da quello dell'adulto. Questo ormai è un dato di fatto, lo sanno tutti, spero. Infatti, in gravidanza, il sistema immunitario della madre deve essere tollerante con quello del feto, altrimenti la gravidanza non viene portata a termine. Questo proprio perché c'è una diversità, no? Anche tra madre e figlio, quindi figuriamoci, non possiamo considerare il sistema immunitario infantile come quello dell'adulto. È una bestemmia, però. Scusate, io come mamma, dopo ne parte, faccio per la tangenziale. Allora, difatti, abbiamo sul sistema immunitario che l'assetto dei linfociti si struttura in due circuiti, TH1 e TH2, vabbè, questi sono termini un po' più specifici, però ci servono. Quindi dopo la nascita il circuito TH1 è inferiore come valenza, come importanza, al circuito TH2. Allora, il TH1 è quello delegato a combattere i virus, questo per parlare proprio in maniera molto quotidiana. E il TH2 è quello per combattere i batteri. Nelle prime fasi di vita il sistema immunitario neonatale è ancora collocato in zona TH2, perché il TH1 deve ancora maturare. Ed ecco qui arriviamo al punto. Le vaccinazioni che cosa incidono su questi TH1 e TH2? Hanno studiato, quindi poi dopo c'è una bibliografia per chi ne volesse avere notizia, che l'alluminio, che è un adiuvante nei vaccini, ha effetto sul TH2 e quindi lo squilibra. Il vaccino MPR, quello morbillo, parotite e rosolia, ritarda il TH1, favorendo il TH2, quindi si trova uno scompenso di quello che dovrebbe essere il normale andamento del TH1 e TH2. Parliamo di sistema immunitario di bambini, eh? Allora, gli immunologi relazionano, qui non hanno dubbi, la iperreattività del TH2 con le allergie respiratorie, asma, bronchiti, riniti. Quanti bambini soffrono di asma, bronchiti, riniti? I miei nipoti per primi. Anche la mamma che avrebbe bronchiti. E cutaneo gastrointestinale. Parliamo di celiachia. È un primo, come dire, lanciamo il sasso, no? Allora, lo squilibrio immunologico a dominanza TH2 è collegato a patologie infettive, autoimmuni e neoplastiche. Allora, quali sono, e poi questi effetti di questo squilibrio dei ceppi T1 e T2 sono amplificati in neonati nati prima della 37ª settimana, nati con parti cesareo e non allattati al seno, che purtroppo adesso stanno aumentando di numero.
seno, mamme, viene latte, tira latte. Questi bambini, più degli altri, presentano uno squilibrio dell'emoglobina, che è responsabile del sistema immunitario, quindi della loro salute per tutta la loro vita. Allora, una buona prevenzione primaria deve usare consapevolmente le vaccinazioni con programmi che, senza scorciatoie autoritarie di tipo positivo, tipo trattamento obbligatorio, dittatoriale, non lo so, insomma, se fate voi scegliete voi il termine più giusto, devono tener conto della diversità di efficacia e protezione dei vaccini. È illogico, proprio non è scientificamente esatto per non partire da questi fattori di alterazione del sistema immunitario infantile, per cui noi dobbiamo tener conto del fumo in gravidanza, del fumo dove vive il bambino, quello piccolo sto parlando, della dieta infiammatoria della donna gravida, che molte volte si alimenta male, oppure della donna che allatta, dell'uso degli antibiotici in gravidanza. Durante il parto e nel neonato, che causano disbiosi materne e infantili. Poi dobbiamo anche tener conto del tipo di parto, questo è importantissimo, se è vaginale o cesare, o col parto cesare. Poi dell'inquinamento dell'ambiente, abbiamo detto, dello stress dovuto anche a incertezza e povertà, perché anche una mamma povera che soffre l'angoscia di situazioni familiari di degrado è stressata. E questo va a influire sul sistema immunitario, che è proprio la chiave di volta, che si regge tutta la salute del piccolo, della madre, quindi anche di tutta la famiglia, perché se c'è un bambino malato. E allora noi dobbiamo destinare le risorse alla protezione della gravidanza, la promozione dell'allattamento al seno, per donare i prodotti di latte, seno materna quello che è, alla riduzione dei parti cesarei, mi dispiace, un po' di ginnastica post partum e tutto ritorna come prima, e il sostegno alle famiglie qualora siano in condizioni non idonee. Allora, è una cosa semplicissima di buon senso, bisogna conoscere e rispettare la peculiarità di ogni neonato, non si può mettere là in fila. Io ho visto dei film in bianco e nero dove c'era una mamma che aveva il boccettino dello sciroppo della tosse e lo dava a tutti quanti, poi l'ultimo dice vabbè anche a me detto al nonno, dice tanto male non farà, cioè questi sono, siamo nel 2018, non so. La genetica e l'epigenetica devono ispirare la politica vaccinale, questo deve essere proprio un cambio di paradigma che mette al centro il bambino e non il farmaco, scusatemi, ma il bambino viene prima del farmaco. Allora, che cosa bisogna fare in conclusione? Dobbiamo avere delle politiche vaccinali flessibili, cioè valutare gli effetti epigenetici, questo non nessuno di voi sa mai doverlo ripetere. E poi questa formulazione multipla di questi vaccini messi tutti insieme, no? Perché tanto tu li fai, li metti 6 da una parte, 4 dall'altra e vai. Un po' di buon senso basterebbe per capire che sono questi vaccini accorpati 6 e 4, sono antigeni multipli non banali, ma componenti di aggressivi agenti infettivi. E quando dicono, ma tanto in natura tu sei sottoposto a varie cose, sì, ma io vorrei vedere se in natura troviamo 6 agenti infettivi tutti insieme, 4 insieme, contemporanei, in bambini piccolissimi. Non lo so, dove? In Africa? Nemmeno in Africa. E poi ci sono dei dati purtroppo tristi. Ci sono 40.000 bambini che nascono prima della 37ª settimana. E se nati con cesarea e non allattati al seno, sono ancora più particolarmente squilibrati in senso allergico e infiammatorio. Quindi l'effetto delle vaccinazioni sicuramente continuerà ad alterare ancora il loro sistema immunitario. Allora non possiamo altro che sperare di convincere i nostri politici, non lo so, i nostri
Soloni a selezionare a livello statale le priorità veramente epidemiologiche. Non è che uno dice adesso c'è di moda, va? C'è un'epidemia di non so che e vacciniamo. Vediamo se effettivamente c'è questo pericolo. Poi a livello territoriale utilizziamo i testi dei pediatri, non li terrorizziamo questi quali pediatri, perché non li facciamo nemmeno più ragionare con la loro testa e gli facciamo il reset delle loro conoscenze. Hanno studiato, insomma, contribuiscono a seguire questi bambini, no? Per eseguire le vaccinazioni monodose in opportune finestre. E così almeno potremo trovare la fiducia tra noi cittadini, tra le istituzioni, i medici, tra i curati e i curanti. Oh, se poi adesso volete un po' di notizie, tanto per attestarvi ancora di più. Allora, il vaccino è composto così, questo è la grande linea. Scusate. Allora, nel vaccino abbiamo un microorganismo che è un virus di solito attenuato, indebolito e inattivato. Un liquido di sospensione che è una soluzione fisiologica sterile. E un adiuvante che serve a stimolare il sistema immunitario e rendere più efficace e duratura la risposta. Nell'adiuvante prima mettevano il... Adesso mettono i sali di alluminio, per fortuna hanno scoperto che quei sali di alluminio si fanno meno danno. Poi c'è uno stabilizzante che permette di mantenere le proprietà, poi c'è l'albumina e la gelatina. Difatti qualcuno ricorda che se un bambino è intollerante all'uovo non si può vaccinare, però io vorrei vedere un bambino di 4 mesi non si fa dire intollerante all'uovo. Io non l'ho capito, qualcuno me lo spiega. E poi c'è l'antibiotico per prevenire la crescita batterica. Questo alluminio, che in dosi elevate è tossico, assunto per cibo si dovrebbe smaltire, ma nei vaccini risulta, e questo hanno fatto degli esami molto accurati sia Montanari che la dottoressa Antonietta Gatti, hanno trovato delle nanoparticelle, ecco qua adesso arriva il denne, delle nanoparticelle. Nanoparticelle sono delle particelle di grandi un miliardesimo di metro, che vuoi che siano. Queste nanoparticelle, a detta di medici seri tipo Franco Perlino, il quale me lo so sentito l'altra sera su un video perché lui è sempre un grande maestro e poi ha lavorato all'Istituto dei Tumori, quindi è vissuto sul campo, lui dice sì, sono piccolissime, possono essere ancora più piccole di un metro per 10 alla meno 9, cioè di un miliardesimo di metro. Però possono essere anche talmente piccole sfere cave che possono rompersi e diventare ancora più piccole. Però non c'è nessuna legge, io adesso chiedo agli avvocati, che norma le nanoparticelle. Cioè? No. Ecco. Queste adesso, queste nanoparticelle sono l'ultima frontiera per produrre farmaci e additivi nei vaccini, oltre che nei cibi. Cioè, la follia. La follia. Quindi probabilmente saranno i farmaci del futuro, questo ormai è assodato. Però io adesso farei una piccola riflessione storica, consentitela. Allora, 100 anni fa fu scoperta la radioattività e fu usata tantissimo. Le prime applicazioni però hanno rovinato tante persone, sia pazienti che anche i radiologi stessi, che si ammalavano tutti di leucemia alle mani, perché loro non sapevano i danni dell'esposizione prolungata ai raggi X. Poi guarda, vabbè, adesso non ci stanno le protezioni, tutto, però nel frattempo l'uso indiscriminato di questa tecnologia, per carità, preziosa per l'umanità, i raggi X, chi potrebbe negare la valenza, però... E quindi l'uomo non impara mai niente. Allora, bisognerebbe concentrarsi sulla nanotossicologia, che studia la pericolosità delle nanoparticelle, perché queste particelle hanno questa peculiarità, sono molto invasive e hanno una grande aggressività, cioè loro interagiscono direttamente col DNA, originando fenomeni
epigenetici che danno origine a patologie da particolati esogeni, cioè è come se introducessimo delle particelle che non sono naturali, che sono ingegnerizzate, cioè sono proprio dei corpi strani, che anche se piccolissimi, però hanno un potere terribile. E quindi bisognerebbe studiare queste nanoparticelle, l'interazione e la biocompatibilità. Ma l'EMA è l'ente europeo di medicina, ha i fondi per la maggior parte che provengono da donazioni delle ditte farmaceutiche. Allora, qualcuno dice, ma no, ma tanto le nanoparticelle ormai sono ubiquitate, che le trovi dappertutto. È vero, perché ormai ci stiamo avvelenando da soli, però ci sono anche delle nuove patologie. Un esempio proprio evidente è l'Hiroshima delle polveri sottili di New York dell'11 settembre. Lì hanno fatto una legge che si chiama la Zadroga Act del 2015, dove riconoscono che queste polveri submicromiche, qui si parla di micro, quindi nano, hanno degli effetti devastanti sulle persone, sui feti, sullo sperma degli uomini che poi procreano.